Cancello, non mi accorgo che qualcuno, presumo che siano entrati con me nel cancello. Che ora erano? Le 7:35-7:40. Ho fatto la rampa che scende, ho aperto la basculante e sono sceso. Ho bloccato la moto, ho schiacciato il telecomando. Mentre la crea scendeva, praticamente questi sono entrati incappucciati con i guanti e con la pistola. In garage. In garage. Io arrivato, mi hanno fatto accomodare in cucina, sul divano, io ho tolto il giaccone. E praticamente mi sono rimesso, ho fatto praticamente quello che dicevano loro, volevano denaro, volevano soldi, mi hanno detto che non facevano del male alla bambina né mia moglie, io ho detto fate quel che volete, prendete, non mi interessa. Ecco, io prima dalle scale ho detto Daniela, si chiama mia moglie, si chiama Daniela, ho detto guarda che non ti spaventare, tranquilla che non succede niente, l'ho avvisata per non trovarsi lì con la pistola in mano. Abbiamo praticamente fatto tutto quel che hanno voluto, gli ho dato, mi hanno tolto l'orologio, mi hanno tolto a mia moglie, hanno tolto l'orologio, hanno tolto gli orecchini, gli anelli, i tennis che aveva, hanno tolto tutto. Avevo dei soldi in tasca, glieli ho dati per tranquillizzarli, gli ho dato tutto quel che volevano. Mi hanno fatto aprire la cassaforte, gliel'ho aperta, che era di sopra, hanno preso, hanno trovato un'arma e mi ha detto, sei armato? Sì, l'hai trovata l'arma e l'hanno messa, la si è messa nel borsello che aveva il capo, quello che comandava. La pistola? No, era una piccolissima. Hanno trovato il cavò, avevo molte pistole, tutte regolarmente detenute, io ho il porto di pistola, ho la collezione, e hanno preso praticamente dell'oro che c'era dentro, a questo punto si è innervosito e comincia a darmi del bugiardo perché non gli avevo detto che avevo dell'oro, ma gli ho detto guarda che oro c'è, guarda sono cinturini, braccialettini, sono stupidati, non sono, tu cerchi oro, non è un valore che può interessarti quello, io non ho oro in casa. E qua le minacce cominciano ad essere un po' più presenti. Mi ha detto praticamente, adesso voi tre vi sedete lì sul divano, parlate tra voi, vi lascio 2 minuti di tempo, se non mi date quello che vi chiedo, io vi apro tutti e tre. Vi taglio tutti e tre, ha detto, su una frase del genere. Col coltello in mano. Lo picchiava sempre quello con la pistola. Quello con la pistola e il coltello. E in quel momento lui è uscito e ha chiuso la porta della cucina, sono rimasto solo con la mia famiglia. A questo punto, visto che ormai volevano delle cose che non potevo dargli, mi hanno minacciato di fare quel che dovevano fare, io ho estratto l'arma, ho fatto mettere mia moglie e mia figlia dietro il divano, ho messo il colpo in canna, mi sono avvicinato alla porta. Lui in quel frangente ha aperto la porta e io gli ho puntato l'arma. Sono scappati tutti e due giù dalle scale che portano al box dove erano venuti. Io lì non l'ho visto più nessuno, io ero vicino alla porta e mi sporgevo, ma non l'ho visto più nessuno, non c'era più nessuno. Ho detto, sono scappati. Per evitare che tornassero su ho sparato un colpo contro il muro, ma io, che non c'era nessuno lì, ho sparato contro il muro, c'è proprio il proiettile del muro, ho sparato lì e mi sembrava che fosse finita lì, invece ne è spuntata la pistola che hanno sottratto dal cavò, una 357 Magnum 6 pollici da tiro, che era la mia, ha messo la pistola lì, ma ha sparato 5 colpi, hanno forato la porta allo stipite e sono inficcati nel muro in cucina dietro di me, ho sentito i proiettili sfiorarmi, sentivo il rumore che mi passavano. Due sono fermati nel muro prima, due hanno passato il muro, lo stipite, sono passati nel muro dietro. Io ho sparato, mentre lui sparava, mi sono spostato e ho sparato un colpo anch'io, ma non ho preso nessuno perché erano tutti dietro, diciamo. In un attimo, è stato un attimo di indecisione, poi tutti e due sono venuti verso di me. A quel punto io ho esploso un terzo colpo e devo averlo centrato perché ho visto che tutti e due sono corsi giù. In due, non in tre. Il terzo era già giù, il terzo era già giù. O presumo perché non l'ho visto più in casa poi. E ho visto che sono scesi, sono probabilmente caduto anche perché l'ho colpito, e sono scesi nelle scale, arrotolato, non so cosa dirle. Mia moglie nel frattempo ha aperto la finestra che dava nel giardino, si è messa a urlare ai vicini, guarda che gli stanno rapinando, ci hanno sparato, aiuto, chiamate i carabinieri, i vicini hanno risposto subito, li stiamo chiamando, non ti preoccupare, molti vicini sono accorsi. E loro, ho sentito che ha messo in moto la 500, hanno retromarcia, sfondato la Claire, un boato allucinante che tutto il vicinato, quindi poi sono arrivati a, erano lì più di 30 vicini, sono venuti tutti, alcuni armati con mazze, e solo che non sapevamo in quel momento che c'era un ferito. La signora di fronte ha detto guarda che c'è uno che si lamenta ed è ferito. A questo punto allora io sono andato, uscito da casa, ho fatto il giro guardando il giardino, dal giardino lì e ho visto che era covacciato. Era la 500? No, 500 è solo per dar niente per aprire il box, perché non trovavano l'interruttore per poter uscire. E sono scappati a piedi. A piedi. A piedi, alcuni li hanno visti saltare il muro, hanno perso qualche gioiello che hanno perso e sono fuggiti. Io non sono sceso dalla cantina, abbiamo fatto il giro e l'abbiamo visto lì, non ci siamo avvicinati perché era armato prima, non sapendo che condizioni erano.
abbiamo aspettato dei carabinieri, sono arrivati, poi mi hanno allontanato, poi ho visto che il 118 ha guardato, era deceduto. E ho saputo adesso che era un pluriricercato, omicida, e un ergastolo e evaso da due carceri, da Parma e da Palermo. Io, ripeto, io non ho mai sparato a nessuno, gli avrei dato, gli ho dato tutto quel che volevano, se andavano via non succedeva niente. Io, quando ho visto che la cosa era ormai finita, che non potevo dargli più quel che volevano perché non avevo, ho sentito il pericolo per mia figlia e per mia moglie e la mia, è il mio pericolo. L'ho percepito, in quell'attimo ho reagito perché in effetti non potevo più permettere che questo succedesse in casa mia.